Da Giancarlo Cancelleri, sottosegretario Infrastrutture e Trasporti, che ritroviamo, grazie di essere con noi. Buongiorno. Allora, queste ore che sono passate, insomma, queste 48 ore hanno portato ad ulteriori pensieri, riflessioni, sottosegretario. Ma in realtà dovranno portare, non è ancora successo nulla in pratica, però pare che si stia cominciando a muovere la macchina che porterà a questo tavolo dove chiaramente ci dovremo necessariamente confrontare. Sbaglia in questo momento chi ho letto qualche articolo del giornale che diceva Cancelleri contro De Micheli. Assolutamente no, ci mancherebbe altro all'interno del Beh, ministero. perché questo è stato scritto e detto, insomma, il sottosegretario contro il proprio ministro. Detto, però in realtà io ho voluto semplicemente porre l'accento su una questione. C'è una forza politica che è di maggioranza relativa all'interno della compagine di governo, che è il Movimento 5 Stelle, che non ha ancora letto questo dossier di cui da settimane praticamente si parla. E così come le domande si facevano sempre più incalzanti, le richieste da parte sia dei suoi colleghi che anche dei miei colleghi di Movimento si facevano sempre più incalzanti. Mi è sembrato il caso di chiarire un attimo che noi non fossimo in possesso di alcun dossier, ma che io leggevo dai giornali e fosse pronto. Questo per metterla in chiaro, non c'è nessuna polemica, c'è semplicemente una normale dialettica all'interno di una compagine di governo che vede forze politiche, fra l'altro, molto diverse fra di loro. Mi sembra anche giusto che ci si possa confrontare. Adesso avvieremo su questa questione di autostrade. Un dibattito interno alla maggioranza di governo. Noi portiamo in dote l'idea della revoca della concessione attraverso il commissariamento della società, la possibilità di utilizzare ANAS al posto di SPEA. SPEA ha taroccato praticamente tutti i report sulla sicurezza dei viadotti, delle gallerie. Noi vogliamo utilizzare l'azienda di Stato affinché possa controllare effettivamente cosa non va all'interno di quelle infrastrutture, segnalarlo direttamente al commissario che farà intervenire gli uomini di ASPI. Quindi non si perde un posto di lavoro, non si perde nessuna economia per le aziende, niente di niente. Al contempo avviamo quello che è la messa a bando della concessione, che durerà tra i 3 anni e i 4 anni, dico fra i 3 e 4 anni perché se c'è un ricorso viene da sé che la messa a bando della concessione, quindi la nuova assegnazione, verrà ulteriormente allungata per effetto appunto del ricorso. Ecco, questo è quello che noi stiamo portando al tavolo. Boh, ci piacerebbe ascoltare quelle che sono le proposte delle altre forze politiche, trovare una mediazione. Però io dico una cosa, non possiamo dimenticarci le 43 vittime del Ponte Morandi, non possiamo dimenticarci il vergognoso silenzio in quelle ore da parte dei Benetton e compagnia varia che non si sono neanche scusati per quello che è successo. E io dico che dovremmo partire da un ragionamento di massima. Ora, se dobbiamo pure farci ricattare da queste persone che sono intervenute dicendo o ci date i soldi con la garanzia dello Stato oppure sospendiamo gli investimenti, io credo che questa non sia la Repubblica delle Banane, questo è lo Stato Lei italiano. È la Repubblica che Cancelleri dice portiamo in dote l'idea della revoca, però lei ha citato quel momento drammatico nella storia del nostro paese, cioè il crollo del ponte di Genova. Da quel momento in poi, anche in maniera molto dura, insomma, le forze politiche si sono confrontate e lo hanno fatto per molti mesi proprio sulla possibilità della revoca. Però sono stati mesi di parole, Cancelleri, nel senso che poi alla fine si ricorda quando a un certo punto, prima dell'avvento del Covid, della De Micheli, in qualche modo il ministro cercò una mediazione, no? Vabbè, vediamo se si può trovare un'altra strada. Cioè sono stati mesi di confronto, ma sono stati mesi di confronto, diciamo, che è rimasto un po' lì. Ma guardi, se per confronto intendiamo che abbiamo passato qualche minuto barra qualche ora all'interno di una stanza a raccontarci quello che avremmo voluto fare, è un conto. Se invece per confronto intendiamo quello che ad esempio è avvenuto ieri sera per la scuola, beh, quello è un altro paio di maniche. Io mi aspetto quel confronto, cioè quello che è avvenuto ieri sera. Metterlo sul tavolo, cominciare a parlare, che qui Cioè, dobbiamo lei dice al di analizzare. là delle parole sulle concessioni, poi alla fine un confronto reale non c'è stato, insomma, tra forze.
Non c'è ancora stato perché il lavoro della ministra non si era chiaramente concluso. Credo che adesso che si è concluso possiamo avviare una serena discussione. Torno a ripetere, nell'ambito della dialettica di confronto fra forze politiche che sono estremamente diverse, perché lo ricordo, su questo aspetto partiamo da una nostra posizione come Movimento 5 Stelle e da un'altra posizione come ad esempio quella di Italia Viva, che è diametralmente opposta. Dovremo provare necessariamente, col confronto, col dibattito e con le idee da mettere sul tavolo, dovremmo trovare una strategia, dovremmo trovare un'idea, un'ipotesi che poi dovremmo che deve stare bene a tutti. E questo è chiaro. Dico, poi c'è anche la forte presenza del presidente Conte, che secondo me in questo momento, oltre ad aver preso, diciamo, degli impegni verbali con i cittadini, sicuramente non vorrà retrocedere rispetto a determinate posizioni che aveva già assunto. Vediamo quello che succede, siamo aperti a tutto. La nostra non è una posizione di rigidità, la nostra è una posizione di cominciamo a dialogare, perché in questo momento il tempo sta per finire. Sa perché io l'altro giorno ho fatto quella considerazione? Perché ad un certo punto mi è balenata in mente un'immagine. Quando andremo a tagliare il nastro del ponte di Genova, non stiamo parlando di qualche anno, di qualche mese, cioè stiamo parlando di veramente un paio di mesi. Veramente di un tempo veramente irrisorio. Ma se non abbiamo risolto il nodo delle concessioni, ma noi questo ponte che andremo ad inaugurare, ma a chi lo concediamo? A chi lo diamo? Chi sarà l'organo che dovrà occuparsi del suo controllo, della manutenzione e tutto quanto? Se non abbiamo ancora deciso a chi dovremo come finirà l'affare delle concessioni. Cioè, questo è il tema. Quindi, se riusciamo a mettere in piedi un ragionamento adesso, senza che diventi per forza uno scontro, perché qui purtroppo ogni parola che si dice fuori posto è lite all'interno del governo. Non è nessuna lite, stiamo semplicemente dialogando. A volte capita che il dialogo si sposti sulle prime pagine dei giornali, per carità, ci può anche stare, se magari a volte giusto così, certo. Allora, dossier autostrade, ne abbiamo parlato. L'altro nodo da sciogliere con urgenza era quello sulla scuola, ed è successo ieri sera e lo stiamo raccontando. Resta il nodo del quale abbiamo parlato molto, Cancellieri, insieme, cioè quello dei cantieri di questo paese. Non c'è dubbio che quella, secondo me, sarà l'architrave per poter rilanciare questo paese e rimetterlo di nuovo in carreggiata. Noi stiamo proponendo un'idea semplicissima, partendo da quella che è stata la straordinaria semplificazione che è avvenuta per la realizzazione del ponte di Genova. Vorremmo replicare non il modello Genova, ma vorremmo replicare quello che quel modello ha prodotto, cioè la velocità, la sburocratizzazione e soprattutto saziare la voglia dei cittadini italiani di qualunque regione di vedere finalmente che infrastrutture e opere vengono realizzate con tempi non record, ma con tempi normali, perché deve essere questo l'avvio di una nuova fase. Con questo cosa facciamo? Immettiamo denaro, facciamo ripartire le imprese e creiamo posti di lavoro, che ce ne sarà tanto di bisogno. Bonomi l'altro giorno, il presidente di Confindustria, diceva che ogni euro investito nelle infrastrutture genera 5 euro nel suo indotto. Ebbene, noi abbiamo preso i contratti di programma di ANAS e di RFI. Ci sono 300 opere da poter realizzare, alcune sono nuove, alcune sono manutenzioni, la maggior parte fra l'altro, alcune sono ammodernamenti. Ecco, sono 300 opere da poter realizzare fra autostrade e rete ferroviaria, per un importo di 100 miliardi di euro. Noi il progetto che abbiamo è quello di sburocratizzare, velocizzare e in 3 anni mettere a terra questi denari appunto nei 300 cantieri. Se quello che dice Bonomi corrisponde alla realtà, e non ho motivo di dubitarne perché sono convinto come lui che sia vero, quei 100 miliardi nei 3 anni produrranno un effetto nell'indotto di 500 miliardi. Sarà una buona, una ottima risposta a quello che sarà la mancanza del PIL e dell'arresto che avremo per effetto. Appunto, e sappiamo che bisogno avrà questo paese, insomma, di far girare denaro, di creare posti di lavoro, insomma, sappiamo quello che succederà nei prossimi mesi e nei prossimi anni, insomma. Dovremo affrontare tutto ciò che ha determinato a livello di crisi economica l'avvento del virus. Cancellieri, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro, ci ritroviamo presto. Buona giornata. Grazie.